Cinico come non mai, il Nardò espugna anche il sempre difficile campo della Nocerina e coglie la quarta vittoria consecutiva, la sedicesima di un campionato in cui rasenta la perfezione. I neretini mantengono dunque vivi i sogni di promozione diretta, secondo posto consolidato, con la capolista Cavese sempre a meno 4. Esame di maturità superato dunque per gli uomini di Nicola Ragno, un 3-1 che forse non rende merito alla bella ma sciupona Nocerina vista quest'oggi, incapace di mettere in banca punti fondamentali per la salvezza. Al San Francesco d'Assisi, tante defezioni per i molossi di Alessandro Erra, con una difesa ridotta ai minimi termini in virtù delle squalifiche di Mansi e Romeo. Novità in porta con l'over russo. In attacco, Talamo e caso naturale assistono Maletic. Solito 11 tipo per Nicola Ragno. D'Ambros e Ferreira nuovamente preferiti a Jonai. Parte dalla panchina anche Urquiza. Nelle fasi iniziali, a muovere i fili della sfida la Nocerina. Al secondo minuto, caso naturale sbuca sul secondo palo e esalta i riflessi felini di Viola. Dea bendata che sorride al Nardò al 28esimo. Talamo crossa, Lanzolla goffo nell'anticipo. Rischia l'autogol colpendo il palo prima di completare il disimpegno. Attacca fortissimo la Nocerina, ma nel miglior momento rossonero ecco l'acuto del retino. De Giorgi, dimenticato dalla difesa, infila di testa alle spalle di Russo. Il 32esimo e il Nardò passa così in vantaggio. Ferita dal gol, la Nocerina continua a spingere. Traversone di Maletic, sponda aerea di caso naturale e palla sul braccio di Polichetti. Calcio di rigore per i rossoneri. Dal dischetto il bosniaco Maletic fa centro, ritrovando il gol davanti al proprio pubblico, ma soprattutto fa 1-1. Vogliono il bis i Campani, ottimo colpo di testa di caso naturale, Viola va giù in una frazione di secondo e respinge. Poi, flipper impazzito, risolto nuovamente dall'estremo difensore salentino. Azione fotocopia 60 secondi dopo, ancora Viola vincitore, poi Giacomago manda in curva dal limite. Non finiscono le emozioni nel primo tempo. D'Ambros apparecchia per Montinaro, De Marino mura in qualche modo, ma offre involontariamente un assist a Ferreira. Il brasiliano ringrazia e fa 2-1 Nardò. Spartito simile anche nella ripresa, la Nocerina attacca, ma offre il fianco alle letali di partenza del Nardò. Viola in qualche modo smanaccia in corner. Ferreira mura sul piazzato di Nizza a botta sicura. Ancora Viola in due tempi sulla volée di Giacomago. Bravo Viola, non da meno Russo nell'area della Nocerina. Qui tiene a galla i suoi sull'avvitamento perfetto di Ferreira. Nel finale la Nocerina attacca con tutti i suoi effettivi, ma si aprono praterie per il Nardò in contropiede. In una di queste situazioni la fuga di Ciraci viene interrotta dall'uscita irruenta di Russo. Calcio di rigore solare e rosso al portiere perché ha l'occasione da gol. Dal dischetto è capitan Mengoli a mettere la parola fine all'incontro. Freddato il mio entrato Stagos e 3-1 per un sontuoso Nardò che soffre, resiste, vince e convince. Continua la caccia alla Cavese. Nel prossimo turno, big match interno contro il Casarano.